questo non è un miraggio. Scopri la tua nuova Osi di gusto. Osi del Moro, ristorante bar pizzeria ad Agrate Brianza. Si trova nel cuore del Parco Aldo Moro, luogo di svago e divertimento. Uno spazio verde amato da giovani e famiglie. Osi del Moro è la location perfetta per celebrare le tue occasioni speciali. Happy hour, una cena romantica o i tuoi pranzi aziendali. Per una pausa? Tutta da gustare. Chiamaci allo 039 91 81 205 e vai su www.oasidelmoro.it. Qualche problema in casa e non sai come risolverlo? Sei stufo di un design ormai vecchio e passato? Vuoi gli effetti speciali? Scegli IMAC! Affidati alla nostra grande esperienza nei cantieri. Scegli la nostra passione. In edilizia possiamo soddisfare ogni tua richiesta. Ridare vita ai tuoi interni dando un tocco di classe. Diamo un nuovo volto all'esterno della tua abitazione con l'utilizzo di materiali di qualità. Possiamo far rinascere il tuo bagno. Imbiancare con un nuovo colore sgargiante, ristrutturare per intero il tuo appartamento e persino creare da zero il tuo negozio. Lavoriamo sempre al massimo per esaudire le richieste del cliente. La sua soddisfazione è la cosa più importante, la nostra priorità. Abbiamo realizzato i lavori in tutto il Nord Italia. Effettuiamo lavori ad hoc su richiesta. Non siamo competenti solo in edilizia, perché lavoriamo anche in giardinaggio. Devi cambiare casa e non sai come trasportare i tuoi preziosi oggetti e mobili? Organizziamo il tuo trasloco. La pulizia è il nostro forte. Se vuoi sistemare casa, affidati al nostro stile. Scegli IMAC. Per maggiori informazioni, chiama il 333-650-4474 o visita il nostro sito www.imacmonza.it. Ritrovati, puntata numero 28 di Binario Sport. Monza ha sognato per una notte, ma il Monza continua a sognare, perché il Monza è lì attaccato a quel grande, grande sogno chiamato Serie A. Per il Monza è stato per una notte in testa alla classifica, ma per fortuna la classifica è ancora stupenda, c'è ancora tempo per sognare. Io continuo a ripetere che la cosa importante è rimanere lì attaccati al carro delle squadre che stanno lottando per andare in Serie A e poi mettere e piazzare la zampata vincente. Di fatto il Monza non è mai stato tra le prime due in classifica in questo campionato, ma è davvero lì ad un passo e può continuare a coltivare questo grande sogno. Intanto in città, per fortuna, c'è grande fermento in vista del super derby dopo la sosta Como Monza. Noi in esclusiva, in anteprima, durante la puntata di Binario Sport vi daremo i dettagli della prevendita che partirà a breve. Abbiamo già qualche dato che vi possiamo anticipare. Nel sondaggio di questa sera vi chiediamo, secondo voi, quanti saranno i tifosi del Monza al Sinigaglia di Como, perché attenzione, noi vi daremo
il numero presumibilmente esatto di quanti tifosi potranno acquistare il biglietto del settore ospiti, ma naturalmente i tifosi Monza poi potranno andare in tutti i settori, come accaduto peraltro nella partita di andata. Grazie al nostro Simone Schillacci che ci sta proponendo il sondaggio di questa sera, poi naturalmente voi potrete fare tutte le considerazioni del caso. Tra poco andremo anche da Simone a leggere i primi messaggi. Vado subito a salutare l'amico, lo definisco anche collega, Paolo Samiolo, che è diventato detto stampa degli amici del Monza. Ciao Paolo, ciao, bentrovato. Ciao Stefano e grazie per l'invito. Anche a nome di tutto il club che partecipa al mio ringraziamento. È un piacere Paolo, tra l'altro sono legato anche affettivamente a Paolo Samiolo perché uno dei suoi figli per lungo tempo ha collaborato per il mio giornale, per Monza News, è stata una penna davvero brillante, Tommaso Samiolo, e lo ringrazio. A proposito di papà e di figli, vado subito a mandare in onda una foto che ci ha inviato proprio Paolo, perché nei giorni scorsi si è festeggiata la festa del papà e Paolo ci ha mandato una foto con l'altro figlio, giusto Paolo? Jacopo, il secondo. Jacopo. Con Jacopo, insomma, abbiamo festeggiato così anche perché ovviamente Tommaso, come tu sai, non ama apparizioni. Per cui, anche bene, che... va. Uno con la sciarpa del Monza e Paolo con la maglia biancorossa, con un bello, con uno stendardo. Chiedo scusa a Simone Schillacci perché lo faccio sempre impazzire. Simone mi deve sopportare perché poi la mia scaletta, Paolo, parte il sabato solitamente, quindi 3 giorni prima. Io comincio già a mandargli contributi, cioè lo faccio veramente impazzire sto ragazzo. Mi sono dimenticato di mandargli una foto alla quale tengo particolarmente. Simo, te la mando tra poco perché la dobbiamo mandare in onda. Mi è venuto in mente adesso, tu pensa come siamo messi. Va bene, aiutami un po' a portare avanti questa diretta. Caro Paolo, in città sale la febbre per il derby contro il Como, però prima dobbiamo parlare di Monza Crotone. Si è sofferto fino alla fine, però insomma è arrivata una vittoria ancora una volta pesantissima. Quarto successo di fila, no Paolo, per gli quarto, uomini? No. Quarto successo di fila e soprattutto la cosa che definirei determinante e importante è il consolidarsi della zona Monza, perché effettivamente riguardando dall'inizio, diciamo da quando si è vinta la prima partita nei minuti finali, il fatto che molto spesso si riesca a ribaltare, a riprendere, a pareggiare o a vincere partite veramente dall'85esimo, 87esimo in poi e al 94esimo e rotti come sabato, sono indici di quella capacità comunque della squadra di non mollare mai, di crederci a prescindere, che molto spesso, a mio avviso, vale di più di doti tecniche che potrebbero essere anche superiori, certo, che le nostre, certo, siano di alto livello. Per sabato, ti dico la mia, sì, fosse finita a reti inviolate, non ci sarebbe stato da gridare allo scandalo. È stata una prestazione, come ha detto il grande Giovannin Stroppa, di buon livello solo negli ultimi 20 minuti, primo tempo l'unica conclusione di Macin, ma resta il fatto che i 20 minuti finali, il crederci, anche lo sviluppo dell'azione dove Barberis piazza di classe e precisione, in precedenza abbiamo avuto 3 conclusioni ottime ma di forza andate alte un po', e fondamentalmente vincerla al 94-30, che poi ci sia stato il rischio di addirittura andare, vabbè, quello che sappiamo, secondo me lo considero un'altra svolta come quella di Città del 5 di marzo, perché ecco, determinati episodi, determinate circostanze danno morale, e lo sappiamo, certo, chi ha giocato lo sa, e ti cambiano anche dentro, dandoti sicuramente quella certezza che puoi ottenere anche nelle giornate non eccelse il massimo dei risultati. Ma sai, poi quando
cominci a vincerne diverse di parte. Poi il Monza, il Monza ha vinto anche delle partite ammazzando, perdonatemi il termine, anche se non mi piace, soprattutto in questo periodo, utilizzare questi termini, ma surclassando, ecco, utilizziamo un altro verbo. È successo contro la SPAL, è successo ad con Alessandria, Vicenza, dove il Monza ha collezionato una marea di male gol. È successo come, Simo? Sì, è successo ad Alessandria, è successo anche in altre circostanze. Io dico una cosa: quando tu ne vinci due di partite così nell'arco di poche settimane, qualcuno la chiama fortuna, e probabilmente non sono tifosi del Monza, o magari sono tifosi di altre squadre. Io credo che è una squadra che invece, come ha detto prima Paolo Somiolo, ci ha creduto e ci crede fino all'ultimo. Ed è questo che deve contraddistinguere una squadra che vuole perseguire quel l'obiettivo sogno che si è prefisso. Condivido, se posso intervenire anch'io. Prego. Esattamente, assolutamente non si tratta, nel senso, abbiamo vinto partite nel corso dell'anno, e ne abbiamo non vinte altre, per cui alla fine il conto torna. Il vincere, per dire, martedì eravamo ad Alessandria, chi c'era? Io c'ero con gli amici e con tutto il gruppo in curva, e fondamentalmente dopo un primo tempo equilibrato la partita cambia con l'autorete. Nel secondo tempo, con il raddoppio subito dopo il loro palo, largamente 3-0. Con la spalla era finita 4-0 in 11 contro 10, con un gol che è l'unica conclusione alla fine del primo tempo, e lì ti sblocchi. Col Vicenza, a prescindere dall'avversario, dal mister dell'avversario e tutto il resto, una squadra spuntata, potevamo fare 7-8 gol volendo, anche di più, a 5 minuti dalla fine. Ma io credo che se la squadra acquisisce questa sosta fisicamente, serviva. Mentalmente penso e spero che non interrompa il filotto come era stato invece con l'interruzione Covid del 13 dicembre, dopo il 12 col Frosinone, altra partita epocale dello 0-2 al 70esimo e vinta con rigore di Mazzitelli nel recupero, che se ci pensiamo altra vittoria al 69esimo, non so chi avrebbe detto recupera, e dice l'abbiamo recuperata contro una squadra che ha giocato la grande. Allo stesso modo Cittadella in 9, ma non è fortuna, perché ti dirò la mia e ti chiudo la parentesi. A Cittadella i cambi di Stroppa con Mancuso e Ciurria, comunque in 9 contro 11 ma freschi, con l'intento di giocare eventuali palle sporche che si creassero, gli ha dato ragione. Il difensore loro, Donnarumma, non è esattamente ottimale, ma Ciurria ci crede, si invola. Paolo, mi ha intervistato recentemente una Telenova, un'importante TV della Lombardia, e stavo parlando proprio con i colleghi in studio di questo finale di campionato del Monza, no? E mi è stata fatta una domanda: secondo me chi potrebbe essere l'uomo decisivo in questo finale di campionato? Ti dico la verità, non ho fatto il nome né di Motta Carvaio, né di Mancuso, né di Mazzitelli, né di Valotti. Io ho detto soltanto una cosa: Giovanni Stroppa, perché con un gruppo così ampio, composto da tanti giocatori di qualità, lui è quello che può fare veramente la differenza, e sono sicuro che alla fine è lui che farà la differenza. Come dice qualcuno, probabilmente la differenza tra un grande allenatore e un allenatore normale si vede proprio in questi frangenti, no? Io sono sicuro, a differenza di quanto aveva detto Christian Brocchi dopo Monza-Vicenza, che questa squadra sia molto più sia più debole di quella dell'anno scorso sull'Atta, lo dimostrano i fatti. Non c'è più un Davide Frattesi che ormai gioca in nazionale, che sarà uomo mercato nella prossima stagione. Non c'è più Boateng, criticabile quanto vuoi, comunque ti portava in dote tanti gol. Non c'è più Mario Balotelli, che ripeto ha fatto un gol ogni 90 minuti. Era un'altra squadra quella dell'anno scorso. Quest'anno è una squadra forse un po' più umile,
anzi probabilmente più umile, che ha capito quale deve essere l'obiettivo, che ha capito come si deve lottare per arrivare là in fondo, e però secondo me la differenza la fa, la deve fare soprattutto Giovanni Stroppa. Tra poco ti faccio una domanda su Giovanni Stroppa, anche se in parte mi hai già risposto. Tra poco vedremo anche i dati della prevendita in vista del Super Derby Como Monza. Faccio un salto da Simone Schillaci in coordinamento per andare a leggere i primi messaggi dei tifosi. Quanti tifosi del Monza ci saranno a Como? La risposta ce la danno gli stessi tifosi. Simo, ciao, buonasera. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Sì, diciamo che ci sono diverse risposte da parte dei tifosi che questa sera si stanno scatenando come sempre nei commenti. Andiamo a riprendere qualche commento. 2000 scrive Stefano Fossati, invece secondo Massimo Cimignaghi 750. Fabiano Silvestro invece dice più di quelli del Como, speriamo. E invece Claudio Oggioni che dice più di 300. Quindi diciamo che ci sono un po' di opinioni discordanti. In ogni caso, Stefano, i tifosi stanno scrivendo nei commenti che ci saranno a Monza, quindi la maggioranza dei sostenitori biancorossi vuole esserci a Como, pardon, non a Monza, perché sarà una partita importantissima. Poi c'è chi insulta il Como, Carlo De Lady, ma cos'è? No, no, insulti lasciamoli perdere. Biglietti, però, E poi l'ultimo commento, Simone Belfiore, che dice: ho sentito e spero di essere smentito che sembra diano solo 375 biglietti, cioè il 75% del loro settore ospiti, che da 500. Poi vedremo, comunque darai tu la notizia, Stefano, più tardi. Assolutamente, assolutamente. Vuoi sbilanciarti, Paolo? Secondo te quanti saranno i tifosi del Monza? Io credo Stefano che effettivamente poi tu confermerai quello che vi risulta per i dati sull'apertura della prevendita, i dati dei biglietti disponibili, ma mi auguro, presumo e confido che, come successe 3 anni fa all'8 di settembre 2019, sul numero previsto in un primo momento, successivamente aumentato di 300 o 400, si possa arrivare, perché sentivo i dati che dava Simone, premesso che un invito alla città a partecipare sarà cosa bella da fare e andrebbe fatta, perché Monza, anche ad Alessandria, è vero che... Poi... No, anzi, mi hai anticipato. No, perché... Invitiamo la città a partecipare, ma invitiamo, visto che comunque mi è arrivata anche di traverso questa richiesta, invitiamo anche la città a colorarsi di bianco-rosso anche nei giorni precedenti. Mettete una bella bandiera del Monza e mandateci le foto a Monza. Questo sarebbe ottimo. È anche il momento veramente di tirare fuori l'orgoglio bianco-rosso. Esatto. Quindi piazzate una bella bandiera, un vessillo bianco-rosso. Sul balcone, sui terrazzi. E mandateci la foto. Facciamo un bel passaparola e cerchiamo di allontanare, no, questi fantasmi rossoneri, nerazzurri, bianconeri, perché sappiamo bene che in città ci sono diverse fedi, però è importante in questo momento avere anche una bella identità, l'identità biancorossa. Quindi mettete, Stefano, una bella, ce l'avete tutti, come dice un nostro grande appassionato, Stefano Cioci, che saluto. Sì. Calcio minore, che sia Inter, Milan, Juve o la Lazio, la quale non esiste, la fede nostra è l'altra. E le bandiere, i drappi, qualsiasi cosa sui balconi sarebbe un modo, invece, potendo essere presenti, come abbiamo fatto festeggiando la promozione in B nel 2020, purtroppo senza avere la possibilità. E quindi sarà più bello festeggiare. È quello che sottovoce si dice prima di queste 7 finali che ci aspettano. Comunque io credo, anche prima del vostro appello e di tutti gli appelli col passaparola, che con un numero di biglietti che mi auguro sia diverso da quello che il tifoso diceva, ma risulterebbe essere così, ne verranno, perché sento di tutti i generi, non solo di gente, anche tra di noi c'è gente che preferisce riuscire a trovare modo di andare in tribuna se non ci saranno limitazioni. Poi dopo avremo modo di parlarne. Dobbiamo stringere, Paolo. Mi ricordi l'iniziativa che avete fatto dopo Monza Crotone? Avete raccolto i fondi, tra l'altro non è la prima volta. Non è la prima volta, ti dico grazie perché questa è probabilmente la cosa più importante
della quale sono testimone da un paio d'anni, di un gruppo dove la passione calcistica, peraltro veramente totale, folle nel senso buonario della parola e completa, viene superata da un sentimento di solidarietà, di beneficenza e di attenzione agli altri, a chi ha bisogno, che hanno fatto sì che la quinta donazione dal 2019, con la prima in favore del comitato Maria Letizia Verga, la quinta, quindi non è poca cosa, certo, a favore della Croce Rossa Italiana di Brugherio, credo che sia qualcosa, come ho scritto in un pezzo che sulla nostra pagina abbiamo pubblicato, valga più di qualsiasi gol, nel senso esserci e dare a chi con quei fondi vive, sopravvive e fa, sapendo cosa fa la Croce Rossa, non solo in questo preciso momento, ma in assoluto, e verificato con mano dalle parole del vicepresidente Peraboni o della presidente che è arrivato, a Maria Grazia Ronchi, ma di tutto lo staff che c'era, cogli il grazie loro a noi, perché sono soldi con i quali possono fare quello di cui tutti abbiamo bisogno. Noi credo che raggiungiamo, e lo dico senza timore di smentita, il massimo dello scopo e rappresentiamo quello che siamo con queste, come posso chiamarle, iniziative che veramente sono una costante e che organizziamo con raccolte fondi tra di noi, con le famose spaghettate, come tutte le circostanze prima di quella per Marco Brioschi, che tra l'altro saluto in occasione dell'elevatore del settembre 2021 e delle precedenti a Labio, a Maus e tutto il resto. Credo che lo dici tu, mi fa piacere, è onore e merito soprattutto a chi questo gruppo l'ha creato, perché alla fine del 2018 non faccio nomi perché magari no, però tu conosci tanti dei seguaci degli amici del Monza. Si è creata un'entità di un certo genere e fondamentalmente l'espressione la si concretizza con delle operazioni di beneficenza come quella di sabato. Ultima in ordine di tempo. Sono iniziative assolutamente lodevoli, e ve l'ho sempre detto, e siete davvero molto bravi. Siete molto bravi a muovervi su tutti i fronti per cercare di fare della beneficenza, perché non fate soltanto beneficenza per fine a se stessa o per farlo di pubblicità, ma leggo sempre tra le righe che lo fate veramente con il cuore, e questa è una cosa assolutamente positiva, ma soprattutto lo fate come amici del Monza, e essendo tifosi del Monza voi comunque portate un'immagine positiva anche del club. Non fate parte del club, anche se poi ci arriveremo a questa cosa, però sì. Fate del bene anche per il Monza, non so se mi sono spiegato sì, bene. Sì, è una specie di proprietà transitiva e di vasi comunicanti, e da noi viene fatta in maniera naturale. Senti, questo Paolo, tornando invece... Prego. No, volevo solo chiudere dicendo, non andrebbero fatti nomi, ma io credo che quantomeno i motori, i registi iniziali, che corrispondono ai nomi di Roberto Villa, diciamolo, perché effettivamente nostro, peraltro che nostro sponsor, esatto, e quant'altro, ma la persona, parliamo proprio, io parlo delle persone, con Giuseppe Ghezzi, qui due dei tre assieme a Simone Loaldi, che hanno creato in un certo momento di 3 anni e mezzo fa questo gruppo, e viene naturale proseguire. Io ne faccio parte da 2 anni, sono stato trascinato, perché chiaro. L'empatia che si crea è proprio qualcosa al di là del proprio dell'essere trascinati dalla passione calcistica. Assolutamente, poi ne avremo modo anche di parlarne nelle prossime puntate. Abbiamo vedo veramente tanta gente collegata, sono molto contento di questo. Sono andato un attimo sul flash sulla diretta e vedo quasi un centinaio di persone collegate, mi fa davvero molto piacere, molti
aspettano anche queste indiscrezioni per quanto riguarda il derby con il Como. C'è il nostro Simone Schillaci che sta prendendo le ultime info e tra poco ve le daremo. Per chiudere, Paolo, hai parlato e menzionato Giovanni Stroppa. Mi sembra che Giovanni Stroppa sia comunque un allenatore che fin dall'inizio abbia cercato di creare non soltanto un gruppo solido come squadra, ma anche un'empatia, no, con il gruppo. Assolutamente. 30 secondi. Ti dico, in 30 secondi, qualcuno che lo conosce ancor più di me del nostro gruppo ci dà informazioni quindi ben verificate e abbiamo fortuna, noi lo vediamo dal campo, perché uscendo dall'esperienza come quella precedente di un personaggio che ancora l'altro sabato è riuscito a dire questo Monza è ben più forte del mio, come dire, così se vincete io non ho responsabilità neanche in quello, ed è la dimostrazione di quello che era il passato. Stroppa garantisce assolutamente modestia, è persona che vive dei fatti, non si arroga meriti dandoli tutti i giocatori e soprattutto accetta le critiche viaggiando a fare spetti. Tuttora dice: non abbiamo fatto nulla, il percorso è lungo, guardiamo dove eravamo un mese fa. Onore e tanto di cappello. Questo parere personale, ma che credo nel club in tanti condividiamo. No, 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 la persona prima del tecnico, come dici tu, c'era bisogno, diciamoci la verità, senza nulla, non voglio tornare alle polemiche di su Christian Brocchi, perché voglio dire, ne abbiamo già vissuto, ne abbiamo già parlato, è un capitolo chiuso. Assolutamente chiuso, però io credo una cosa, che Giovanni Stroppa sia l'allenatore giusto per questa piazza, non soltanto per, da un punto di vista tecnico, secondo me è un ottimo gestore, ma proprio perché ha questo atteggiamento molto umile. Esatto. E quindi bisogno, secondo me, di uno come lui. Faccio un esempio: se fosse arrivato Filippo Inzaghi, senza nulla togliere Inzaghi, che secondo me è un ottimo allenatore, forse uno dei migliori per quanto riguarda la Serie B, però secondo me si rifaceva molto su quel modello di allenatore molto comunicativo come era magari Christian Brocchi, perché Christian Brocchi tutto si può dire, però da un punto di vista comunicativo era uno davvero molto bravo, anche con la stampa, no? Gestirsi, eccetera, eccetera. Secondo me la società in questo senso ha scelto bene. Oh, siamo andati oltre il tempo. Paolo, chiudimi per favore dicendomi, se mi dici qualcosa sulle affiliazioni, perché da quello che ho capito anche il vostro club, no? Amici del Monza, a breve farà parte di questo circuito di affiliazioni, sì. Se ci vuoi dire anche qualcosa in questo sì, senso. Sì, praticamente è questa iniziativa che è stata portata avanti e che è portata avanti appunto dal Calcio Monza tramite il rappresentante delegato ai rapporti con la tifoseria, che è Pietro Pino, che saluto. Dalla fine dell'anno scorso ha proceduto con la richiesta che è stata posta anche agli altri club su piazza, credo a parte la curva, evidentemente, mi sembra. Abbiamo aderito dando l'elenco di iscritti al club e con pratica passata, tra l'altro diventando a tutti gli effetti una società, perché avrei dovuto acquisire partita IVA e quant'altro, per cui siamo passati da essere, cioè ci sono tutti degli adempimenti che abbiamo dovuto fare. La pratica è stata regolarmente consegnata nelle mani del Monza e alla firma, per la presumo che visti i tempi, essendo a 7 giornate alla fine, si concretizzerà in un qualcosa di praticamente fruibile dal campionato prossimo, si spera in una categoria addirittura diversa. Tra l'altro credo che sia il modo, un'affiliazione, se andrà a buon fine con tutti i club che interverranno e che ne faranno parte, per far sì che ci siano le tempi, modi e metodi per creare sinergie e provvedere a organizzare, perché a quel punto lì il coordinamento, quello che ai vecchi tempi, ai miei tempi, diciamo, parliamo di 40 anni fa, fedelissimi Monza Club, coordinamento dei Monza Club, la stessa valenza trasportata ai tempi, certo, di oggi, gestita, quello sarà da vedere, perché noi abbiamo aderito. Stiamo, tra l'altro, e approfitto, chiunque volesse far parte degli amici del Monza, ben volentieri, noi ci troviamo regolarmente il giovedì sera in via Parco, a Biassono, presso il centro sportivo, dove ci si trova
anche in altre date, quindi benvenga chiunque voglia partecipare. L'appello tuo per i drappi è l'appello e vale per qualsiasi Monza Club, perché poi lo scopo, questa fede che noi abbiamo e che veramente ci mette ad un passo da quello che sarebbe un traguardo storico, va rafforzata adesso, perché se non ci sei adesso, evidentemente assolutamente. Non vedo in quale altro momento, certo, potrebbe nascere e rinfocolarsi. Ecco. Vero, quindi, vero. Come affiliazione direi il seguito sarà successivamente ufficializzato nel momento in cui la cosa verrà definita. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, la parte formale, le iscrizioni, i tesseramenti, diciamo, con la, e adesso una volta che verrà confermata a tutti gli effetti ci sarà un coordinamento dei Monza Club affiliati. Bene, bene. Parleremo anche dei club nei prossimi giorni su Monza News con il nostro Gabriele Passoni, che ha realizzato un servizio sul primo Monza Club che si è affiliato. Lo leggete tra pochi giorni. Posso chiederti solo una cosa, Stefano? L'ultima. Siamo già nati oltre. Dimmi Paolo. No, solo un inciso per Como Monza. Io da giovane con i miei arrivavo sulla salita per arrivare a Como e su un muro c'era una scritta che ricordo adesso, anche se erano 60 anni fa, Pilot da Muncia, da cum se passa no. L'anno scorso, cioè 3 anni fa, siete l'eterno niente, poi smentito dai nostri cori, che vada ancora così, più siamo e in più ci crediamo, è il bello di rinverdire. Hai un conto, se c'è ancora quella scritta, domenica l'altra, fammi una foto, la voglio vedere quella foto. No, quella non può più esserci perché non c'è più neanche il muro lì, era l'anno 70, cioè quindi 50 anni no, fa. No, dimmi solo una cosa, in chiusura, ma solo se te la ricordi, anzi, se vuoi dirmi qual è il derby che ti porti nel cuore, come Monza, aspetta un secondo, pensaci qualche secondo. No, te lo dico subito. No, aspetta, pensaci un secondo. Simone Schillaci, in coordinamento, fammi vedere per favore la foto di Giacomo Del Bue, figlio del nostro Matteo, al quale mando un fortissimo, ma forte, forte, forte abbraccio, perché abbiamo lanciato l'iniziativa di mandarci le foto, ce ne sono arrivate tante, abbiamo scelto queste due, la foto di Giacomo Del Bue allo stadio, che esulta con grande orgoglio con la sciarpa del Monza. Siamo davvero felici di farvi vedere questa foto, anche perché vedo sempre più tifosi. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora, caro Paolo, di portare mio figlio allo stadio. Adesso, hai ragione. A un anno, insomma, già. Però in realtà, quando vede le partite è attratto, per fortuna. È partecipativo, anche se l'ho un po' scioccato dopo un Brescia-Monza al gol di Gitchiare, d'altronde, quando, insomma, non si può fare diversamente, mai farsi violenza. Ti è mai capitato di far piangere i tuoi figli quando erano piccolini, quando vedi? A parte che non si potevano vedere le partite, quindi il tuo derby nel cuore, dai Paolo, che poi ti saluto. Allora, io ne ho due, il 67 ovviamente, lo spareggio col gol di Maggioni a Bergamo dopo la vittoria in Tella, il pareggio a Chiavari con Entella col gol di Goffi, e quello recente, perché Mosti al 94esimo che segna sotto la curva e la vinciamo nell'anno dell'ultima promozione, è il passato e il passato recente, il passato remoto che si incrociano, per cui io ti metto dentro anche un Monza, un Como Monza 1-1 quando stavamo, forse non avevamo neanche le docce di acqua calda, gol di Jacopino al 97esimo su punizione, e poi che eravamo ancora più conciati, ma perché quella sera lavoravo, ho fatto io la telecronaca per forse Eleven, adesso non ricordo, Brianteo, Monza con inverno del 97, figlio, foglio, vita e foglio, c'è su YouTube, e fu un'emozione. Vita e foglio, quello in casa 2-1. 2-1, 2-0, non mi ricordo. 2-1 mi sembra. 2-1. Gol di vita favoloso. Sì. E anche il gol di Foglio fu veramente... No, ti dico quei due lì perché a memoria, uno è evidentemente il primo che mi ricordo con spareggio per la B, promozione, e l'altro è prodromi del campionato che poi finisce purtroppo anticipato per il Covid, ma con la promozione, non c'è il 2 senza il 3, vinciamo il terzo e la promozione, anziché in B, ha un'altra lettera davanti che...
per quello vuol dire tutti. È molto, molto, molto importante. Lì sarà una bella prova, eh. È una bella prova. Perché queste soste qua noi le soffriamo un pochettino. Deve essere bravo Giovanni a tenere tutti sul pezzo, ma siamo sicurissimi. Siamo sicurissimi che ce la farà. Paolo, è stato un piacere. Io contavo di tenerti un quarto d'ora, ma tu parli a fiume, ma va bene così. A me piacciono gli ospiti brillanti che sanno portare temi, e tu sei sicuramente uno di questi. Anzi, ti inviterò ancora. Manda un abbraccio da parte di Binario Sport e Monza News a tutti gli amici del Monza. Mi raccomando, un bel passaparola. Tutti a Como, domenica 3 aprile, e coloriamo la città di biancorosso. Mandate anche attraverso i vostri canali questo messaggio, perché so che anche il Monza ci tiene. Anche a smentire quello che qualcuno ci ha detto ultimamente, cerchiamo di veramente andare a Como con tanto 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 entusiasmo, raccogliendo un po' l'entusiasmo che c'è stato dopo queste 4 vittorie di fila. Ciao Paolo, grazie. Ringrazio io voi e da parte mia di tutti gli amici del Monza. Grazie mille Stefano, grazie Simone. Ho la spaghettata, quando è che l'organizzata una spaghettata? Sta arrivando la bella stagione. Siamo delle buone porchette, assolutamente sì. Perché daremo presto indicazioni in merito, dai. Troveremo il pretesto o magari i motivi, quelli validi, che qualcuno ci darà a maggior ragione. Dai. L'ultimo dato, non so se l'hai detto prima, quanto avete raccolto in questi anni con le donazioni così? Quelle 5 donazioni sforano i 10.000 euro complessivi. Tanta roba. È tanta roba. Avanti così, quindi ne dobbiamo organizzare tante altre. Okay. Ti dico grazie, grazie mille Stefano. A te. Grazie. Ciao Paolo, buon lavoro. Un abbraccio, ciao, grazie mille a Paolo Samiolo, detto stampa degli amici del Monza, ai quali va un grosso abbraccio per tutto quello che stanno facendo, e mi raccomando, condividete anche voi, insomma, questi appelli, no? Tra poco tutte le indiscrezioni sui biglietti per Como Monza, per questo super super derby. Faccio un saltino da Simone Schillaci, se c'è tempo, per leggere qualche messaggio. Spero che non si sia addormentato il nostro Stefano Rosio, poi credo che dovremo andare in pubblicità. Simo? Ci sono, andiamo avanti a leggere i commenti. Stefano Spera scrive: bravo Stefano, io quella maglia di Jacopino ce l'ho con tutti i segni di quella battaglia. Ovviamente si riferisce al Monza Como di cui parlavi poco fa. Paolo Villa invece dice: i biglietti della curva li bruceremo in mezz'ora, riempiamo anche i distinti e anche tribuna, meno. Poi vedremo appunto più tardi tutti i dettagli. Poi Davide Villa che invece chiede: ma per il derby c'è la possibilità di recuperare qualche infortunato? Per quanto mi risulta, Stefano, sì, giusto, qualcuno dovrebbe essere recuperato comunque, visto che... Se hai notizie fresche, dille tu, Simo. Vabbè, direi da Alessandro sicuramente dovrebbe essere recuperato, visto che il problema non dovrebbe essere nulla di grave. Poi per quanto riguarda invece lo stesso Pirola, che è stato fuori parecchio tempo, è stato convocato in Under 21, quindi sarà disponibile. Io penso che ci siano diversi infortunati che recuperano. E poi l'ultimissimo commento, sono stati tantissimi, Stefano, Simone... Belfiore che dice: io avevo capito che da aprile si tornasse al 100%, in questo caso dovrebbero darne per forza altri per compensare, sarà una guerra a trovare i biglietti perché andranno bruciati, quindi c'è un bel clima di incandescente, tutti vogliono andare a Como, insomma. Cominciamo a prendere i biglietti, che bello, tra l'altro, scusami, l'ho vista adesso, le gallerie che scorrono dietro Simone, che questa sera ha scelto il tema tifosi, che scorrono dietro di lui, molto 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 carino. Bello anche il tema che ha scelto il collega Stefano Rosio del Cittadino, che è in diretta qui con noi. Ciao Stefano, ben trovato. Ciao Stefano, buonasera. Che spiaggia è? Ma non lo so, guarda, lo da grande magazzino proprio. Anche perché per le vacanze nostre c'è ancora tempo, no? Assolutamente sì. Io te la butto lì, visto che il Cittadino è il giornale storico di Monza, punto di riferimento per la città, in uscita su Monza, esce il giovedì, ricordo bene. Esatto. Se volete lanciare anche voi l'appello che abbiamo, coloriamo la città di biancorosso. C'è bisogno anche in città di vivere alla grande, no? Questa atmosfera da derby, ma anche questo finale di campionato davvero incandescente e avvincente, direi. Tu come lo stai
vivendo, Stefano, da giornalista che insomma da tanti anni segui le vicende del calcio. Da quanti anni segui il Monza? Ma il Monza da tanto, in maniera più o meno diretta. Diciamo che quella di quest'anno è senza dubbio una stagione divertente. Divertente per chi la segue da appassionata, per chi la segue per lavoro. Perché rileggendo poco fa anche i risultati delle ultime settimane, io ricordo, al di là del Monza in sé, il Pordenone, cosa ha combinato l'andata col Pisa e cosa ha combinato settimana scorsa. Insomma, un campionato così davvero è difficile da ricordarsi, anche in una B che comunque storicamente è sempre stato un campionato un po' pazzo. Però quest'anno le soddisfazioni... Quest'anno forse ha maggior ragione. Quindi speriamo davvero che il Monza riesca davvero ad essere la davanti a tutti. Tra l'altro, poi chiedo al nostro Simone Schillaci di mandarmi in onda la pagina del cittadino curata proprio da Stefano Rosio di giovedì scorso, perché Stefano, che da quello che ho capito è anche un amante delle statistiche e dei fatti storici, hai riportato una ricorrenza davvero particolare, no? Giovedì scorso. Ce la racconti mentre la vediamo in diretta? Sì, settimana scorsa il Monza ha compiuto l'ennesimo record di questa stagione, cioè è arrivato ad avere il miglior attacco grazie anche alle due concomitanti autoreti di cui ha beneficiato nel giro di pochi giorni, perché con Vicenza e Alessandria, Pasini e Di Gennaro, anzi Di Gennaro e Pasini sono riusciti a nell'impresa di buttarla dentro nella loro porta, e questo è proprio equivalso a quel 51 rispetto a 50, vado a memoria, quella settimana a discapito del Lecce, che è valso appunto il miglior attacco stagionale a quel momento, poi lo è rimasto per il Monza. Queste due autoreti sono cadute oltretutto nella nostra uscita del cittadino, come giustamente ricordavi tu, di giovedì, in concomitanza del 110° anniversario di quella che è stata la prima papera storica, la papera che oggi noi tutti associamo allo sbarrione difensivo, nella fattispecie del portiere, però anche agli errori proprio dei difensori. 110 anni fa si era verificato appunto questo 3-4 in Italia-Francia con gli azzurri, che azzurri ancora non erano perché l'Italia giocava in maglia bianca, azzurri semmai erano proprio i francesi, e allo stadio di via Filadelfia a Torino l'Italia perde a casa. Il portiere di allora, Faroppa, che come si diceva una volta era Faroppa secondo, perché c'era anche un Faroppa primo che era niente meno che il fratello, si rende protagonista di questi sbarioni che al CT della Nazionale, giornalista a sua volta Umberto Meazza, fanno dire, insomma, aveva fatto degli interventi goffi, aveva i piedi a papera, e da lì papera è stato coniato come neologismo associabile appunto a questi errori difensivi. Allora mi piaceva ricordare che una coincidenza temporale anche il Monza beneficiava di queste papere per diventare papabile, certo. No? Senza abusare dei luoghi comuni e delle immagini, però insomma puntava sempre più in alto grazie appunto anche alle papere. Bene, bene. Noi intanto invece abbiamo messo, al di là delle papere, caro Stefano, in grafica quelli che potrebbero essere i motivi per sperare in una promozione in Serie A, in quel grande sogno chiamato Serie A. Adesso vediamo se riesco a recuperare la grafica, perché ne abbiamo preparate diverse. Eccola qua. Perché il Monza può sognare in grande. In questo momento il Monza ha il miglior attacco, quindi sono molto in forma gli avanti del Monza. Ha un'ottima condizione fisica, lo dimostrano le due vittorie contro Cittadella in 9 contro 11 e contro il Crotone nell'ultimo turno, quindi ottima condizione fisica. Ha una rosa molto profonda, Giovanni Stroppa, 27 elementi a differenza degli altri. Poi un calendario comunque tutto sommato in discesa in questo momento. Poi sappiamo bene che ci saranno sfide importanti contro Brescia, Frosinone e Benevento. Poi bisognerà vedere all'ultima il Perugia come sarà messo. Noi abbiamo indicato, Stefano, questi punti perché il Monza può sognare in grande. Ne hai altri che vogliamo aggiungere a questa bella grafica Sì, preparata da Davide Polinori? guarda, ti dico subito che secondo me uno di questi punti non è stato ancora sfruttato appieno, cioè quello della profondità della rosa, perché in questo periodo molto stretto a livello di tempistiche, di partite, di infrasettimanali e quant'altro, secondo me il Monza con i due scontri diretti persi, ormai comunque
in parte dimenticati, no? In casa con Pisa e Lecce, non ha ancora dato dimostrazione di quella che è la sua profondità della rosa. E io credo e spero ovviamente che sia proprio in questo finale di stagione, quando più o meno tutte le squadre cominciano ad avere le tossine in corpo rispetto a questi appuntamenti ravvicinati, possa davvero beneficiare di questa rosa lunga di cui tu parlavi. Spesso ho sentito dire anche allo YouPower, insomma, all'ex Brianteo, che il Monza faticava proprio anche a causa di una rosa talmente ampia a mettere in condizione migliori i giocatori per dargli quel rodaggio necessario per rendere al meglio. Ora credo sia arrivato davvero il momento in cui la profondità di rosa possa fare la differenza, perché tra squalifiche, appunto, infortuni, questo finale di stagione può dare davvero quel quid in più per dimostrare che la rosa a disposizione di Stroppa può fare la differenza. Mi chiedevi un motivo in più. Secondo me il motivo in più sta nel limite stesso che il Monza ha avuto in questo periodo, cioè la poca capacità di essere determinante negli scontri diretti. Ricordo una conferenza stampa in cui tu stesso l'avevi fatto presente a Stroppa, forse dopo Lecce. Se noi ribaltiamo la frittata, se noi andiamo a vedere quello che è stato il Monza dello scorso anno, ha buttato via oltre il 50% dei punti disponibili con le tre retrocesse. Ne ha perse 10 su 18 con Entella, Pescara, Reggiana. Il Monza quest'anno non ha fatto lo stesso errore. Ha perso magari con le grandi, ma non ha sbagliato con le piccole. Grazie anche poi a quella capacità unica che ha avuto durante la stagione di andare a segno nei minuti finali della partita, perché non dimentichiamoci che credo a memoria 14 punti siano stati conquistati proprio negli ultimi 5 minuti di gara o addirittura in recupero. È vero. Allora Stefano, resta con noi perché il nostro Simone Schillaci ha preparato un servizio sull'uomo del momento, su Andrea Barberis, tanto criticato nelle scorse settimane, è diventato davvero un uomo invece imprescindibile lì in mezzo al campo, al di là del gol segnato nell'ultimo turno. Poi mi dirai qual è secondo te, o chi potrebbe essere secondo te l'uomo promozione, l'uomo decisivo in questa squadra, anche se è molto complicato, tenendo conto che Giovanni Stroppa ha davvero tantissimi elementi. Servizio e poi torniamo qui con Stefano Arosio, collega del Cittadino, per commentare, per darvi anche la notizia, l'indiscrezione sulla prevendita del Super Derby contro il Como. Quando partirà la prevendita, il numero dei biglietti disponibili e i prezzi dei vari settori. Servizio. Deviazione che favorisce Mancuso dentro l'area, Mancuso e poi piazzato proprio di Barberis, l'ex della partita, uno dei tanti ex della partita, al 95esimo segna lui l'1-0 col piattone entrando dalla panchina, l'ha sbloccata il Monza. I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. Forse però è meglio ragionare partito per partito, episodio per episodio. Professore Andrea Barberis, alle 15.49 del 19 marzo 2022, ha segnato un gol che, qualunque sia l'esito di questo campionato, ha scritto la storia. Il Monza torna al primo posto solitario in Serie B dopo quasi 45 anni. Era il 22 maggio 1977 e sulla panchina sedeva il mitico Alfredo Magni. Un gol così importante non poteva che segnarlo proprio Barberis, un leader silenzioso che scaccia via le critiche di troppo e col lavoro, sul campo, si prende una rivincita personale. Ad Andrea non piace parlare, preferisce esprimersi con il linguaggio universale del calcio, pittoresco, e restare in silenzio per il bene del gruppo. Il destino ci mette lo zampino, perché un gol decisivo lo segna contro il suo passato, che accomuna moltissimi biancorossi. Sì, è vero, proprio contro la mia ex squadra, mi dispiace per la loro posizione di classifica ovviamente, perché comunque ho lasciato il cuore alla Crotone dopo 5 anni, ma mi è venuto istintivo esultare perché era troppo importante per la squadra oggi vincere. Al 90esimo tutto molto bello, quindi mi è venuto veramente istintivo. Un gol che sarebbe potuto essere decisivo, il buon Andrea lo aveva già segnato lo scorso anno. Era il 4 maggio 2021, minuto numero 41. Barberis posiziona la palla e disegna un arcobaleno preciso, ai limiti delle leggi della fisica, e si lura Gabriel. Il Lecce finirà al tappeto, ma il Monza non riuscirà a centrare l'obiettivo dichiarato. A distanza di quasi un anno, le scene sono le stesse, con la differenza che Giovanni Stroppa l'acqua alla gola non ce l'ha.
All'abbraccio sofferto e sognante del gruppo orchestrato da Brocchi si contrappone quello sicuro e gioioso degli uomini fidati di Stropp. Protagonista, ambo i casi, Andrea Barberis, l'uomo dei gol importanti, l'uomo che regala una notte da sogno ai tifosi biancorossi. Bello, bello anche il paragone che ha fatto Simone Schillaci col Monza dello scorso anno e con quello attuale. Da dove è nata, Simo, questa idea del servizio su Andrea Barberis? Ma direi che dopo il gol all'ultimo istante è nata lì, perché di fatto è un giocatore che ha segnato anche contro il Vicenza, era in crescita. Però possiamo dire che Barberis è l'uomo dei gol importanti, perché anche l'anno scorso appunto ha segnato contro il Lecce quella punizione magistrale. Poi la differenza sta proprio nel fatto che l'anno scorso, dopo la gara contro il Lecce, il Monza stava cercando di agguantare quella Serie A che poteva avere in mano tranquillamente prima di quegli stop contro le cosiddette piccole. Invece quest'anno siamo ancora molto in anticipo e ha conquistato almeno per una notte il primo posto e quest'anno sta ragionando in maniera diversa, quindi con più tranquillità e guardando partita per partita, partito per partito, come mi hanno suggerito da casa. Chi è il vostro uomo promozione? Aggiungo un altro sondaggio agli amici a casa, oltre a dirci quanti tifosi del Monza saranno a Como. Leggiamo qualche messaggio, Simo. Sì, allora, da casa hanno scritto diversi messaggi. Davide Villa: io ricordo anche il derby del 95 vinto 2-1 grazie, sì, ad una punizione di Giorgio, il gol di Simone Erba, quindi parliamo di più di 25 anni fa. Poi Massimiliano Di Mambro: la rosa è importante, ma sabato in molti hanno sprecato opportunità pur essendo titolari, si riferisce per esempio a Colpani che secondo me non ha giocato una grande partita, o lo stesso Donati. Poi Macin invece scrive Stefano Spera, si sta rispondendo a chi sarà l'uomo derby o l'uomo promozione. Sergio Perigo: come non ricordare Como Monza 2-4 dell'8 maggio del 2011, altro derby indimenticabile per il Monza. Stefano Cereda invece che si riferisce alla grafica che abbiamo preparato: calendario in discesa, tutte dure, chi vuole puntare alla promozione, chi è playoff e chi si deve salvare. Effettivamente, certo. Il calendario del Monza è comunque complicato. E infine l'ultimo commento, Giorgio Lanzanova, che scrive: se succede il cittadino farà un'edizione straordinaria a lunedì. Allora lo chiediamo direttamente a Stefano. Ci starebbe. Sono ministro senza portafoglio, ma non ho potere decisionale in tal senso. Assolutamente, ce lo auguriamo. Intanto, mentre guardiamo la grafica di Andrea Barberis, nella grafica preparata dal nostro bravissimo Davide Polinori, ti chiedo, Stefano, quale potrebbe essere secondo te, se ce l'hai, un uomo promozione? Io in una recente intervista ho indicato il gruppo in generale, secondo me deve essere molto bravo, dico una banalità, Giovanni Stropp, a scegliere in questa rosa così profonda. Tu ce l'hai un uomo che potrebbe essere decisivo in questa cavalcata finale? Guarda, vado in controtendenza, nel senso che secondo me il Monza ha accusato il calo in concomitanza all'infortunio di D'Alessandro. È vero. D'Alessandro e Valotti secondo me riescono a dare effettivamente, al di là dello stato di forma, ma riescono a dare quel qualcosa in più. Sarebbe facile indicare gli attaccanti, perché se non si segna non si vince. Però se devo indicarti un uomo, prima Simone parlava dell'equilibrio di questo Monza, io lo ritrovo questo equilibrio quando in campo c'è Paletta. Secondo me è un giocatore che dà, al di là della sicurezza dietro di Gregorio, che insomma i numeri li abbiamo visti fare ripetutamente quest'anno, però dà sicurezza al reparto, dà sicurezza anche al centrocampo, anche nelle ultime uscite, insomma, al di là di qualche... più o meno comprensibile amnesia che ci può stare, insomma, anche un campione come lui, però le uscite alte piuttosto che il senso della posizione, ma anche il carisma silenzioso che ha, è quel valore aggiunto su cui il Monza può costruire il suo futuro.
Va bene, voglio sorridevo perché mi sta esplodendo il cellulare perché ho postato, tu non sei molto social da quello che ho capito Stefano, poco fa mi è arrivato un messaggio in privato da parte di un tifoso del Monza, noi da qualche settimana abbiamo dei nuovi sponsor che arrivano attraverso Google eccetera eccetera e stasera pare che sia comparso su Monza News uno di questi sponsor, non so se Simone lo può far vedere in onda, si tratta di un sito di incontri, e insomma l'ho condiviso perché io ho fatto la battuta, siamo orgogliosissimi dei nostri sponsor su, eccolo qua, grazie, Flirt Moms, trova belle mamme nella tua zona con la foto di una bella signora, iscriviti adesso. È comparso questa cosa, tutti mi stanno prendendo in giro, no, sei stato tu, hai fatto questa ricerca, no, io non ho fatto nessuna ricerca, ve lo posso garantire, mi è arrivato questo, ma sono comunque orgoglioso io di questi sponsor. Perdonami la divagazione Stefano, ma a noi piace farci venire un po' il sorriso sui labbra, quindi parlare anche di cose un po' extracampo. Ecco, tra i bocciati di Simone Schillaci c'è Andrea Colpani, che secondo me ha fatto una prima parte di stagione davvero molto molto positiva. Poi anche Stroppa lo ha evidenziato in conferenza stampa che vuole da un giocatore come lui, con le sue qualità, vuole qualcosina di più. E il nostro Simone Schillaci ci sta mostrando i suoi dati. Ecco, se vogliamo trovare un neo, forse Andrea Colpani nelle ultime partite non ha reso secondo le aspettative e secondo il rendimento che aveva avuto invece nella prima parte di stagione. Sì, è così. Colpani quest'anno è iniziato sembrando un giocatore diverso da quello che ha finito l'anno passato. Era molto più cattivo, agonisticamente parlando, molto più decisivo, anche sotto porta, con questo suo movimento a rientrare. La butto lì, non credo che sia questo, però ricordiamoci che è un ragazzo giovane, ha avuto un'investitura ufficiale non di poco conto, perché Silvio Berlusconi di recente, quando ha dovuto esprimersi su un giocatore, ha indicato proprio lui. Non so se è a livello caratteriale, comunque a livello emotivo, questa investitura abbia potuto pesare, però non dimentichiamoci che non è il giudizio dato da Arosio piuttosto che da la Peduzzi, dillo senza problemi, ci mancherebbe. Insomma, ha un peso sulle spalle non di poco conto. E Stroppa in questo è stato anche bravo, perché nonostante la indiretta pressione non ha mancato anche di farlo accomodare in panchina quando ha reputato che fosse necessario farlo. È un derby, avviciniamoci a Como Monza, che ti porti nel cuore. Qual è il tuo derby che ricordi con particolare piacere, Stefano Arosio? Ma sai, l'ultimo sicuramente è quello più fresco e quello più bello da ricordare. Tra l'altro, partita, anche per la modalità. Secondo me è stato il primo tempo più bello di quest'anno come intensità e come gioco, al di là della qualità dei gol fatti, perché tutti e tre i gol fatti sono stati stupendi. Sì, poi la dinamica, insomma, sembrava materializzarsi quello che era l'incubo, insomma, dopo il vantaggio, il Como che si rifà sotto, poi insomma l'apoteosi finale è stata una liberazione. È una stagione che anche con il derby ha regalato davvero tanti spunti di interesse, tante motivazioni particolari, non ultimo Cittadella, insomma credo che quella sia una partita che a bocce ferme quest'anno ricorderemo come forse il vero spartiacque, come poteva essere stato Venezia lo scorso anno, all'andata col cambio di modulo e quant'altro, poi l'anno scorso è andata male. Però eravamo insomma pronti a entrare, no, in un vortice di negatività, no, in quella partita. Io veramente stavo, quando ho visto il primo tempo, poi dopo per motivi di lavoro non ho potuto seguire il resto della partita, poi sai, ho visto le due espulsioni, quindi ti cadono veramente le braccia, era anche un momento negativo a livello di classifica, cioè il Monza stava sprofondando, invece da lì il miracolo, no, il gol di Ciurria, 4 vittorie di fila, un Monza che adesso si sta giocando davvero davvero qualcosa di grosso. Mi dici la tua su Giovanni Stroppa, è l'allenatore giusto? È lui l'allenatore destinato a portare per la prima volta il Monza in Serie A? Allora, io ti dico, posso sembrare meno tranchant sulle valutazioni rispetto all'operato di Brocchi, lo premetto.
nel senso che comunque ha mancato l'obiettivo, e questa è una bocciatura di per sé, però ha sensazioni, Stroppa, secondo me, ha sempre dato idea, di riuscire a mettere in campo un piano B, cosa che l'anno scorso non avveniva. L'anno scorso tante volte avevi un possesso palla che poi si verificava con una sterilità nella metà campo avversaria. Quest'anno hai la sensazione di avere una duttilità di manovra, di soluzioni che l'anno scorso non avevi. Stroppa da questo punto di vista sicuramente può essere l'uomo giusto, sentivo anche prima il commento con Semiolo. Ha una capacità di rapportarsi anche con la stampa o comunque con il pubblico, differente da Brocchi, e non lo giudico tanto per la mitezza dei comportamenti quanto semmai per la maturità. Secondo me è un allenatore che ha navigato anche in acque più agitate rispetto a quelle del Monza di quest'anno. Ha frequentato la Serie A, è vero che l'aveva fatto anche Brocchi, però ha una corazza differente, secondo me, perciò sa gestire con intelligenza situazioni delicate. Lo ricordo anche quando in conferenza stampa, dopo partite che E poi si sembrava incazza adesso, con tutto il bene che voglio giocare, si incazza anche lui, adesso non... assolutamente sì. Infatti, il nostro collega e se la lo sa bene, prende. esattamente. Però ecco, ha quella pacatezza di giudizio che ti dà l'idea non tanto come dire, dell'aplomb British, no? Ma proprio consapevolezza di quello che sta facendo. Lui non ha mai disperato anche quando le cose andavano male, e non era tanto una presa di posizione politicamente corretta quanto, a mio modo di vedere, per carità, una consapevolezza di quello che il Monza poteva dare Uso a un livello termine un mondiale. po' gergale, Stefano, non ha sbraccato. Nel momento in Sì, cui esatto. poteva cadere tutto, lui ha mantenuto, anzi, quando noi per primi andavamo in conferenza stampa incazzati, perché alla fine il giornalista è anche tifoso, ma no? A differenza, anche l'allenatore è tifoso, perché io sono convinto che Giovanni Stroppa tifi fondamentalmente, no? Per questi colori. Ma la differenza tra noi e lui è che noi magari lo facciamo con la passione, tra virgolette, vera, no, dei tifosi. E lui, devo dire che ha saputo sempre essere molto, anche molto diplomatico in conferenza stampa, e questo glielo devo riconoscere, al di là dei meriti tecnici che sta assolutamente dimostrando, perché, ripeto, il compito di Stroppa è più da gestore che di allenatore, e lui, devo dire la verità, che è davvero, davvero molto, molto bravo. E se vediamo la classifica del mese di marzo, come abbiamo preparato nella nostra grafica, tra le top 5, cioè tra le 5 che in questo momento stanno inseguendo il sogno della Serie A, il Monza comanda questa graduatoria assolutamente provvisoria. E questo credo che sia un altro dato molto, molto importante Ma da... mi permetto, Stefano, di Prego, aggiungere, scusami se ti ho prego, prego. interrotto, senza entrare nelle dinamiche di uno spogliatoio, che ovviamente noi dall'esterno, insomma, per quello che ci viene riportato, non possiamo conoscere appieno, però sottolineerei anche la gestione delle persone all'interno del gruppo, ancora prima che i giocatori, perché ricordiamoci come sta facendo crescere senza bruciarsi Vignato. Ricordiamoci che all'inizio dell'anno ha avuto l'intuizione, il coraggio, l'ardire comunque di mettere ai margini un giocatore che fino all'anno scorso, fino ai fatti del famoso Casinò, era un punto imprescindibile. Bellucci è andato ad Ascoli, sta facendo bene. Cioè, anche in queste prese di posizione, se vogliamo, un po' impopolari o comunque meno immediate da un punto di vista proprio dell'applicazione, secondo me si sta dimostrando saggio come il Monza ha bisogno che sia. Vero. La cosa bella, Stefano Rosio, di questa squadra è proprio anche questo aspetto qui. Ci sono dei big, ci sono dei giocatori di grossa esperienza, ma poi ci sono anche tanti giovani che stanno crescendo. Carlos Augusto, uno dei migliori under del suo paese, del Brasile. Lorenzo Pirola, under 21. Samuele Vignato, che è un giocatore che sta facendo bene, è stato convocato anche nell'Under 18, anche questo Antov, che comunque viene convocato nell'Under 21 della Bulgaria, io lo vorrei rivedere. Bettella, mi dicono tutti che tutti addetti ai lavori, sia un giocatore straordinario. Di Gregorio in porta, cioè qua si è costruito un qualcosa non soltanto per andare direttamente in Serie A, ma anche
in prospettiva. Io sono convinto che se il Monza dovesse conquistare la promozione in Serie A, alla fine non c'è tantissimo da fare per migliorare questa squadra. Cioè, su 11 giocatori, secondo me almeno la metà la Serie A la possono fare ad occhi chiusi, anche vedendo i valori della Serie A attuale. Non so cosa ne pensi tu. Ma sì, sicuramente, perché lo dicono i curricula dei giocatori che stanno giocando nel Monza. Insomma, tanti hanno già frequentato la Serie A, l'hanno frequentata anche con buoni risultati. Guardiamo quello che è successo alle tre neopromosse dello sì. scorso anno. Insomma, l'aspettativa del Monza non credo che sia quella, una volta fatti i debiti scongiuri, conquistata la Serie A, di andare su per vivacchiare. Certo, non potrei puntare alla Champions, quantomeno, anche se i tifosi cantano giustamente portaci in Europa, Berlusconi, portaci in Europa. Magari non sarà immediato il passo di fare un percorso di crescita di questo tipo, come comunque tutti ci si augura, però il Monza non sarà lì per galleggiare. Perciò io credo che il Monza partirà sicuramente da uno zoccolo duro, se sta la Serie A, però ha le basi buone per fare degli innesti intelligenti, per giocarsela, per avere una sua dignità anche nel massimo campionato. Tra l'altro, Adriano Galliani aveva mosso i suoi primi passi da cronista, perché ha avuto anche un passato da giornalista proprio al Cittadino. Sei riuscito a leggere qualche articolo di Galliani, ovviamente scritti articoli riferiti al passato? Guarda, nel momento in cui Fininvest ha comprato il Monza, c'era stata la conferenza stampa sì. famosa, la presentazione anche di Brocchi nella sede di Assolombarda, a Re de Sas, esattamente. Oltretutto un bunker, perché sei al meno uno, non hai connettività, un ambiente un po' che già di suo ti mette suggestione. Arrivi, ti presenti, c'è Galliani, insomma ci sono giornalisti dei media nazionali, perciò una grande attesa rispetto a quella che poteva essere la svolta. Lui, se ti ricordi, a un certo punto salta fuori dicendo del Cittadino. C'è qualcuno del Cittadino. Io avevo pubblicato un suo ritaglio che avevo preso dai faldoni che abbiamo in archivio sì. in redazione, proprio dal nostro inviato Adriano Galliani, ed era un suo articolo in cui, tra l'altro, adesso non ricordo più i dettagli perché sono passati un paio d'anni abbondanti, però parlava anche di sviste arbitrarie clamorose all'interno di quella partita di cui faceva la telecronaca, e mi ha fatto anche un po' sorridere, perché insomma anche nel suo caso... Ah, che partita era? No, onestamente no. Onestamente no. Dovrei andare a rivederla, però ne avevamo parlato davvero col sorriso, perché al di là dell'etichetta, anche lui all'epoca, sganciato un po' dai ruoli istituzionali, si era lasciato andare a giudizi abbastanza... Naturalmente nelle carriere di tutti i dirigenti, no? Ci sono aspetti che riguardano gli arbitri, forse in quella di Galliani un po' di più, perché insomma è stato vittima qualche anno fa di una profonda ingiustizia in un match scudetto, ovvero quel Milan-Juventus con il gol non convalidato a Montare. Però è acqua passata, e qui bisogna assolutamente parlare di Monza. Tra l'altro, Monza che continua a voler vedere tanti tifosi attorno a sé. Purtroppo Monza Crotone non ce ne sono stati, per oggi il club ha presentato l'iniziativa del Monza PEC per il mese di aprile, le ultime tre giornate di campionato ad un prezzo davvero molto molto vantaggioso. Andate sul sito ufficiale del Monza o su Monza News per leggere e per acquistare soprattutto questo PEC, perché poi attenzioni, perché nelle ultime due giornate in casa ci sarà anche difficoltà a reperire i biglietti, perché insomma immaginiamo che se il Monza sarà lì, come speriamo, a lottare per un sogno Serie A, sarà molto complicato acquistare biglietti. Quindi voi cosa fate? Vi acquistate prima il pack e avete la certezza di avere il vostro posto allo stadio, non correrete il rischio di trovarvi senza biglietto. Io credo che per vivere una pagina storica, un momento storico, davvero valga la pena di acquistare i biglietti per le prossime partite in casa. Per quanto riguarda il derby contro il Como, le indiscrezioni che abbiamo avuto noi,
non sono belle, ve lo posso anticipare. Il Como metterà a disposizione soltanto 375 biglietti di curva ospiti. Lo ripeto, 375 biglietti. I biglietti saranno disponibili da mercoledì pomeriggio attorno alle 14. E però c'è la possibilità per i tifosi del Monza di acquistare naturalmente i biglietti in tutti i settori. Quindi se non volete andare in curva e se i biglietti saranno esauriti in curva, come temo, ma anche come spero, potrete acquistare il biglietto negli altri settori. Il costo è per la tribuna d'onore 58 euro, per la tribuna centrale 32 euro, per la tribuna laterale 22 euro, per il settore distinti 20 euro, la curva del Como non ci interessa, mentre il settore ospiti costerà 14 euro più 2 di prevendita. Non sono dati ufficiali, ma ve li posso anticipare. Ah no, abbiamo la prevendita dei biglietti, sarà attiva dalle ore 14 del 23 marzo, quindi vi confermo mercoledì sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita. Si chiuderà alle 19 del giorno precedente l'evento sportivo, quindi potrete acquistarli entro il sabato alle 19. Queste sono le indiscrezioni che ci sono arrivate. Comunque la notizia è, lo ripeto, soltanto 375 biglietti di curva ospiti, con la possibilità anche di andare in treno. Stavo leggendo, la fermata è Como Lago, distanza dallo stadio 500 metri. Queste sono le indiscrezioni che ci sono arrivate. Io credo, Stefano Rosio, che ci saranno, dico un'altra banalità, ma quel giorno, domenica 3 aprile, ci saranno veramente tanti, tanti, tanti tifosi del Monza allo stadio, al Senigallia. Ma sicuramente sì, il Monza quest'anno credo che si stia distinguendo anche in questo. Sai, tante volte si è sentito dire, insomma, Monza piazza un po' fredda, se non con i vari distinguo tra la curva e la tribuna, per carità. Però io credo che anche, parlavamo prima della partita di Cittadella, c'è quella bellissima immagine, a mio modo di vedere, di Stroppa in estasi a fine partita, che guarda verso il 104, credo che fosse il 106, eroi, chiamiamoli così, perché insomma hanno preso parte a quella che davvero io sono convinto sarà una pagina storica di questa stagione. Ecco, il Monza, al di là della presenza in tribuna, anche nelle trasferte, ha sempre fatto sentire in Monza come tifoseria, intendo, l'apporto a questa società, a questa squadra. A maggior ragione, insomma, il Como non ha bisogno di stimoli ulteriori per incendiare gli animi. Credo che se vittoria sarà alla fine dell'anno, sarà una vittoria da condividere con i tifosi, con tutta la gente che si è avvicinata o riavvicinata allo stadio. Perché dopo anche 2 anni con le varie restrizioni, con quella Serie C, diciamo, festeggiata a metà, perché appunto vivevamo tutti quanti in periodo, a causa della pandemia, abbastanza molto particolare, diciamo. Sì. Insomma, non si è potuto vivere appieno quello che questa città merita. È vero. Ci sarai a Como? Ti stai già organizzando? Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Assolutamente. Allora ci vedremo. Stefano Rosio, redattore del Cittadino, collaboratore per il giornale, è stato un piacere averti avuto per la prima volta qui con noi a Binario Sport. Grazie Stefano, è stato davvero un grande piacere. Grazie a voi per l'invito, ha fatto piacere davvero anche a me. C'è qualche curiosità che uscirà sul Cittadino sul Monza giovedì? Stai preparando qualcosina? Spero domani pomeriggio di avere un appuntamento telefonico importante. Tra l'altro mi sa che siete stati gli unici voi a intervistare Silvio Berlusconi, ricordo in occasione, esattamente, in occasione della vittoria. Mannaggia, mamma mia. Ti ho fatto anche i complimenti, esatto. Se non sbaglio. Diamo a Cesare quel che di Cesare, sei stato molto gentile e galante anche a ringraziare, cioè a farmi i complimenti. Ti mancherebbe. Grazie Stefano Rosio e buona Grazie serata. A tutti. Buona serata, arrivederci. Bene, è stato davvero un piacere aver avuto Stefano Rosio, collega del Cittadino. Ora vado da Simone Schillacci, perché come sempre sarà lui a concludere la diretta di Binario Sport, a leggere gli ultimi messaggi, a leggere il trofeo di Binario Sport, ad annunciare anche il trofeo Fantello,
ovvero chi vincerà una cena al ristorante Il Fantello di Monza. Io direi poi magari durante il suo intervento di rimandarmi in onda l'intervista che ha rilasciato a Fausto Marchetti, leader della curva Pieri, che ha parlato anche del derby con Monza qualche giorno fa in esclusiva a Monza News. Gestiscila pure tu, Simo, se lo vuoi mandare in onda adesso, se lo vuoi mandare in onda. Vedi tu, è la tua parte, decide pure tu come fare. Ti lascio la parola. Va bene, grazie Stefano. Buonasera. A te. Qua è crollato qualcosa. Allora, ripartiamo subito dal... il bello della diretta, ripartiamo dall'intervista allora che ha rilasciato Fausto Marchetti appunto a Stefano Peduzzi. Parla di Como Monza, appunto quel Monza di cui avete appena avuto delle anticipazioni. Ricordiamo 375 italiani disponibili in curva nel settore ospiti. Sentiamo cosa ha detto invece qualche giorno fa proprio riguardo alla trasferta. Poi torniamo qui perché devo raccontarvi, devo svelarvi chi è stato il mio migliore in campo e chi ha vinto invece una cena al ristorante Fantello, perché sono due di voi. Allora, l'idea, come la tradizione quando si va a Como, è sempre quella del treno. E ovviamente c'è un discorso di limitazioni che ci saranno sia per il settore ospite, adesso vediamo se rimarrà 75 o quant'altro. Io quello che consiglio sempre di... Come fanno i tifoseri che su questo sono, diciamo, un po' più esperti di me, perché magari hanno fatto anche la Serie A, è sempre quella di bruciare i biglietti il prima possibile, perché da modo anche a chi deve organizzare le trasferte di poter avere l'idea dei numeri e avere l'idea di lavorare con le società per cercare di ampliare i settori ospiti o avere altri posti a disposizione. Ecco, questo è importante, è un po', forse l'unica pecca che ci rimane da fare qua a Monza è quella di non svegliarsi all'ultimo, ma di muoversi per tempo, proprio per un fattore organizzativo. Quindi l'idea è di fare come abbiamo fatto l'ultimo anno, visto che mi sembra che abbia portato anche molto bene, e io sono, non c'è solo Gagliani Scaramantico, ma anche noi abbiamo i nostri rituali, diciamo. La posta comunque vi viene d'aiuto, no? Quelle due settimane di preparazione aiuteranno anche la tifoseria a preparare bene questa trasferta, o sbaglio? No, sicuramente sì, anche se poi la sosta prima di quelle partite è con l'attesa tosta. L'attesa è lunga, anche se tu sai che la mia generazione non ha vissuto i derby col Como, quelli importanti dove ti giocavi le promozioni, e quindi non avendo giocato spesso questa partita, non è che la vede necessariamente in maniera più sentita rispetto a altre partite calde, ecco. Quindi diciamo sì, è una partita importante, ma fortunatamente oggi abbiamo da giocarci il grande sogno, quindi è semplicemente tre punti in più o in meno che dobbiamo conquistare. E Como ovviamente è uno di quei campi dove la tabella di marcia del Monza non può certo perdere punti, ecco. Quindi è ribadisco importante, perché rimane una delle partite dove il Monza deve fare molti in piedi. Bene, bene, avete sentito, quindi bruciare subito i biglietti, bruciarli il prima possibile, perché bisogna riempire lo stadio Sinigaglia di Como. Ricordiamo, le prevendite che si aprono mercoledì alle ore 14, primo pomeriggio, quindi subito collegarsi su Viva Ticket e acquistare il vostro biglietto. 375 biglietti disponibili nel settore ospite. Quindi questo era era l'intervista a Fausto Marchetti. Dobbiamo ancora vedere qualche contributo prima di passare dal trofeo Binario Sport. Riguarda la classifica, giusto per rimanere aggiornati, una classifica che dice che il Monza è al terzo posto, quindi un Monza che può e deve cercare fino alla fine di centrare l'obiettivo. Non è impossibile, farà di tutto per farcela. È una classifica che comunque sorride al Monza. Leggiamo anche qualche commento da casa. 375 biglietti, Cristian Cazzaniga, ridicoli, quindi sono troppo pochi.
Secondo Christian, Stefano Cereda che dice a Cimonza deve farsi sentire per avere più biglietti. E poi Massimiliano invece che dice, che scrive, andremo nei distinti se mettono solo 375 biglietti in curva, tanto sono sempre vuoti. Ma secondo me il Monza si farà sentire e ci sarà modo di avere più biglietti a disposizione, come scrive Stefano. Ai leccesi ne hanno dati 800, però che sgancino anche gli altri. Credo che sia una... Anche perché voglio dire, non credo che i tifosi del Como riempiano tutto lo stadio, ad eccezione di quei 375 posti. Quindi ce ne saranno di posti. Davide che invece scrive riguardo a Colpani, mi aspettavo sicuramente di più da Colpani, ma anche da Caldirola, difensore esperto che però il più delle volte ha deluso. Il cambio Bellucci-Marrone ancora non l'ho capito. Bellucci che, come abbiamo raccontato, era fuori dai piani di Mister Stroppa. Oltre Colpani anche da Machin. Mi aspetto di più Massimiliano. Stefano Cereda da Colpani, bravo tecnicamente, ma un po' troppo molle. E se, è sempre per terra il commento di Massimiliano. Direi che è il momento, ragazzi. Giunto il momento, andiamo a vedere chi è stato il mio migliore in campo delle ultime due partite. E allora, chi è stato il mio migliore in campo delle ultime due partite del Monza? Partiamo da Alessandria Monza. Alessandria Monza è una partita decisa da uno dei più in forma del Monza, se non dal più in forma del Monza, ossia il Fante Patrick Ciurria. Lui è il mio migliore in campo di Alessandria Monza, un mancino delizioso, pregiato, un cioccolatino. E come i migliori master di cioccolatai, lui l'ha infilata nel 7, bellissima giocata, decisivo anche nel gol dell'1-0, meglio nell'autorete dell'1-0, e una partita di spessore. Ed è il primo giocatore, se non vado errato, a vincere il migliore in campo del trofeo Binario Sport per 3 partite consecutive. Quindi Ciurria, che è un Ciurria da record in tutti i sensi, decisivo sempre per il Monza, ma anche per il trofeo Binario Sport. Ho detto 3 volte perché non è lui il mio migliore in campo di Monza Crotone. Ah, mi sono dimenticato di dire chi l'ha indovinato, l'avete letto, Michele Bosisio e la Divineria. Michele Bosisio che vince quindi una cena al ristorante Fantello. Michele Bosisio, se ci stai seguendo, scrivici, o meglio, scrivimi sui miei canali privati, oppure scrivici su quelli di Monza News, quindi sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram. Chi è stato il mio migliore in campo invece della partita tra Monza e Crotone? È un giocatore che è forse passato inosservato, no, non credo proprio, perché dopo la partita il Monza caldo io già avevo le idee chiare e tantissimi tifosi me l'hanno più che confermate. Non è Barberis, perché ha fatto sì un gol pesantissimo, fondamentale e decisivo, ma ragazzi, ma là dietro come ha giocato Gabriel Paletta? Una partita spaventosa, su ogni pallone non ha sbagliato nulla e stava già giocando bene nelle altre partite. In quella contro il Crotone ha fatto la differenza in maniera abissale. L'ha indovinato solo Roberto Rivoli, ma Roberto hai indovinato per primo e quindi vinci una cena anche tu al ristorante Fantello. Quindi ricordiamo Michele Bosisio e Roberto Rivoli, scrivete un messaggio su Instagram o su Facebook a me o al profilo di Monza News, inviateci la vostra mail che vi invieremo il voucher per il ristorante Fantello. Come cambia però la classifica? Perché si gioca non solo per il ristorante Fantello, ma anche per vincere dei premi importanti a fine anno. Roberto Rivoli e Michele Bosisio salgono entrambi a quota 4 e quindi vanno a collocarsi nella seconda parte della classifica, meno uno dalla vetta. Quindi continuate a votare perché potete vincere dei premi importanti. Giustamente Stefano Peduzzi mi ricorda che Michele Bosisio e Roberto Rivoli, se ci state seguendo, potete andare al ristorante Fantello entro settimana prossima. Poi, se
tutti i dettagli ve li daremo via mail, quindi mandateci il vostro indirizzo mail ai profili che vi ho detto prima, quindi o al mio o a quello di Stefano Peduzzi oppure a quello di Monza News, e vi daremo tutti i dettagli. A proposito di Ristorante Fantello, vi ricordiamo come sempre di consultare il sito internet per vedere il menù, tutte le delizie che potete mangiare al Ristorante Fantello di Fabio Villa, l'orecchio d'elefante provato personalmente da 10 lode, poi vediamo la cassola, la polenta, quindi c'è veramente di tutto. E un altro sponsor, un altro golden o gold partner, come lo vogliamo chiamare, Termotecnica Monzese. Oggi cambia un po' il jingle, lo storytelling, e allora calatevi nella nostra realtà. La primavera, come una promessa mantenuta, è ormai alle porte. Per noi, anche per deformazione professionale, vuol dire solo una cosa: ricordare ai nostri clienti che il signore in foto si candida a essere il protagonista dei prossimi mesi. Se a settembre, quando hai spento il tuo condizionatore per l'ultima volta, hai notato un calo nelle prestazioni, non provare tutti i tasti del telecomando, ma predisponi un controllo professionale. Hashtag Termotecnica Monzese. I nostri tecnici lo rimetteranno in sesto in pochissimo tempo. www.caldaieriscaldamentomonza.it. Può essere uno spot pubblicitario, no. Scherzi a parte, visitate il sito e rimanete aggiornati, come sempre, recensioni Google, social, perché Termotecnica Monzese di Riccardo Mauri è un'azienda al passo coi tempi e attivissima. Allora siamo giunti al momento degli appuntamenti. In chiusura ricordo anche che la classifica complessiva del trofeo Binario Sport la troverete tra esattamente 8 minuti su Instagram e su Facebook, quindi potrete vedere tutti quanti di coloro che si sono classificati. Binario Sport che torna lunedì alle ore 20:30, lunedì 28 marzo, altro appuntamento, altri ospiti, quindi avvicinamento ulteriore a Como Monza. A proposito di Como Monza tornerà il Monza caldo, quindi ovviamente non gioca il Monza questo weekend che viene, ma gioca il 3 aprile in una partita importantissima. 17:30 saremo live per vivere assieme il Monza caldo, e saremo live anche prima di Como Monza, quindi fuori dal Sinigaglia con il commento dei tifosi, che immagino, come abbiamo potuto sentire, si recheranno in tantissimi al Sinigaglia di Como, quindi potremo vedere insieme l'arrivo dei tifosi, l'arrivo delle squadre. Vi aggiorneremo su tutto. Leggo ancora qualche commento prima di salutarci. Fame, Fantello top, Stefano Spera, continua a votare perché magari potresti essere tu il prossimo a vincere una cena al Ristorante Fantello, Ristorante Albergo Fantello. Roberto Rivoli, ciao Simone, dopo ti scrivo, grazie, ti aspetto Roberto, così poi invieremo il voucher. E Paolo Villa, intanto mi sono portato avanti comprando un biglietto aereo per Cosenza. Bene, tanti tifosi come sempre vicini alla squadra. Direi che è proprio tutto, anzi no, se vuoi lanciarti nel mondo del giornalismo, della regia, collabora con noi inviandoci la tua candidatura alla mail monzanews@gmail.com. Vi aspettiamo. A proposito di candidature, ora siamo al punto dei ringraziamenti. Ringrazio Stefano Peduzzi per avermi passato la linea, per aver condotto questa diretta. Poi un ringraziamento anche ai due ospiti di oggi, Paolo Samiolo degli Amici del Monza, e poi Stefano Rosio, giornalista del Cittadino. Un ringraziamento anche alla redazione di Monza News, che è sempre puntuale a inviare statistiche e contributi. Un ringraziamento anche alla redazione di Binario Sport, quindi Paolo Bonacina che ha curato la parte Twitter, Davide Polinori la parte grafica, e infine Thomas Mauri, il montatore video di Binario Sport. Direi che è proprio tutto, una buona serata a tutti, ci vediamo lunedì sera con un nuovo appuntamento con Binario Sport.